Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Balbo Toys e oggi sono qui per mostrarvi due figure molto interessanti che ho recuperato che quando le ho viste mi hanno fatto impazzire. Sono rimasto un po' dietro perché il prezzo era un po' alto. Fortunatamente sono riuscito a trovare un accordo con il proprietario, con il venditore, e così le ho recuperate e portate a casa. Si tratta di due oggetti particolari, usciti oltreoceano, e secondo me anche abbastanza difficili da trovare sul mercato europeo, perché comunque sono uscite in copie decisamente minori rispetto a un prodotto Mattel, Hasbro, chissà che altro. E quindi non perdiamo molto tempo, abbassiamo la webcam e vi presento due figure di questa serie chiamata Presidential Monster. Abbiamo Zombie John Bush, quindi presidente americano in versione zombie, e altro presidente americano, The Ron Mai Reagan, versione mummia zombie, mummia più che altro, sì. E cosa dire? Allora, queste due figure sono di una marca pressoché sconosciuta. Pensavo proprio cinese, ma in realtà hanno base a Los Angeles, indagando un po', che si chiama Heroes in Action. Hanno anche un sito internet che al momento a me risulta irraggiungibile. Non so se per motivi miei di sicurezza del mio computer, c'è cioè un piccolo server, delle cose, un firmware particolare, oppure se proprio loro sono chiusi. Questa linea è uscita con una prima wave di personaggi per il Comic Con di San Diego. Ho detto al collezionista di San Francisco perché avevo capito male o mi ricordavo male. In realtà era San Diego del 2010 o 2011. Infatti sono marchiate 2011 come datazione. Però le versioni uscite al Comic Con sono leggermente diverse. Quella uscita al Comic Con, se non sbaglio, precisamente è la versione di Lincoln Frankenstein, ovvero Lincoln Stain, come possiamo vedere qua. Vediamo se mette a fuoco. Ecco qua. Abbiamo anche Wolf Bill Baracula. E qua c'è scritto Coming Soon, ma ovviamente sono già uscite, sono passati anni. Zambush e Monster from the Watergate Lagoon e Phantom of the White House. Scusate. Qua sotto abbiamo altre raffigurazioni di come dovrebbero essere. E come vediamo sono dedicate, come si vede qua, a Ken Franco Toscanini. Ken Frank Toscanini, detto Franco, nel mondo del collezionismo, è stato un grandissimo collezionista di Superman. Ha recuperato una bellissima collezione partendo dagli anni 90, quindi non da quando sono uscito il primo Superman, da molto dopo. Diventando conosciuto e avendo così rispetto di tutta la community statunitense e mondiale di ammiratori, di collezionisti di Superman. Purtroppo Ken Toscanini, Franco, è venuto a mancare, se non sbaglio, 5-6 anni fa, adesso non sono sicuro sulle date. La sua collezione è rimasta per qualche anno in tonsa, in attesa. Negli ultimi tempi so per certo, perché conosco persone che hanno comprato dalla sua collezione, che la Auction X ha messo in vendita, ovviamente col consenso dei familiari, eccetera, a molti pezzi della sua collezione, tra cui dei poster cinematografici veramente rari che hanno raggiunto delle quote da 2.000-4.000 dollari al pezzo. Queste figure quindi sono dedicate comunque anche a una persona
come noi, è un collezionista, quindi per me hanno un valore aggiunto. Oltre al fatto che di essere due pezzi, secondo me, molto molto belli. Vi faccio notare, a parte l'artwork del blister della card, che è fatto molto bene, abbiamo queste figure stile Mego. Infatti sul sito Mego Museum sono raffigurate e se ne parla. Veramente di pregevole fattura, un volto ben scolpito, un vestito molto bello, frastagliato come dovrebbe, secondo me, essere una sorta di presidente mummia. L'hanno rappresentato molto bene, e lo stesso vale per John Bush. Veramente anche John Bush molto che bello, con questa camicia sporca dalla terra, il vestito rovinato con le frange, scalzo. Veramente due prodotti molto interessanti. Come vi dicevo, sono uscite anche le altre. Al Comic Con di San Diego, Lincoln Stain, so che è uscito in una versione con scatola di pregio. Non ho mai visto però in foto com'è questa scatola. Ho chiesto a un ragazzo che conosco di mandarmi la foto perché so che lui ce l'ha, so che la sta cercando e magari lo metterò su Instagram o farò uno short con la sua foto oppure lo taggerò quando la trova. Altra cosa da dire, questa serie ha avuto una sorta di spin-off tra virgolette nel 2014-2015. Sempre di figure un po' più, come definirle, un po' più goffe, sono più piccole, che si chiamano Presidential Monster Junior. Queste sono più trovabili sempre però sul mercato statunitense, direi, forse in qualche fiera nel mondo anglosassone, comunque da qualche collezionista o venditore di un certo livello. Sono però, a differenza di queste che sono molto più reali, come volti, sì, mantengono dei volti reali ma più deform, possiamo definire, un po' come quando si trovano le famose deform di Sailor Moon, che hanno un volto che sembra quasi un po', sì, a parte deforme, più fumettistico, più cartoon rispetto agli originali, ma comunque figure con abiti ben fatti, più piccole sono, e che rendono comunque bene l'idea di questi presidenti. Mi piacerebbe recuperarle tutte, è molto complicato, ho visto che una collezione completa più o meno viene venduta sui 4-5 mila, no, scusate, erano sui 900 dollari, penso, una cosa del genere, tra dogana, spedizione e tutto, e singolarmente vanno sulle 150, 130 su eBay, su Vinted ho cercato, purtroppo al momento non ce ne sono più, io queste le ho trovate su Vinted ed è stata una folgorazione, non le conoscevo neanche, appena le ho viste ho fatto una ricerca, ho chiesto negli Stati Uniti, sì, là si trovano, ma portarle, diciamo, da noi al momento, secondo me, se uno non vuole spendere troppo, purtroppo non ne vale la pena. Ma se andate là per una vacanza e offrite contatti, magari quando vi manderà altre cose, buttateci dentro una di queste che secondo me alcune sui 90-100 dollari si trovano e che è già un buon prezzo. Questo lo pagate molto meno, devo dire. Si vede che il ragazzo a un certo punto si era stancato, le aveva lì da molto. Io ho dovuto aspettare perché avevo già delle altre spese imminenti molto importanti, non potevo spendere troppo, quindi ho aspettato, ho fatto calare un po' il prezzo, ho chiesto, abbiamo trattato molto, lui è stato molto gentile e le ho prese a un prezzo veramente molto competitivo. Spero di trovare anche le altre, nel frattempo. Concludo questo video augurandovi tanto buon collezionismo, mostrandovi ancora una volta queste belle figure mostruose
e politiche. Ecco qua. Io vi auguro una buona giornata. Seguite i miei canali YouTube, Instagram, soprattutto anche Trade, per vedere foto e video di tutto quello che trovo. Periodicamente cerco di aggiornarlo, giornalmente con le foto, e cerco di fare un video a settimana e magari qualche extra che faccio uscire durante la settimana. Almeno in questo momento ho dei video tutti salvati per il sabato o le domeniche, e come ho fatto ieri, che ne ho fatto uscire uno durante la settimana, il martedì, probabilmente farò così anche con questo, lo farò uscire durante la settimana a fine marzo o inizio aprile, non lo so. Basta, mi sono dilungato anche troppo, grazie per aver seguito il video, ringrazio tutti gli iscritti che ho visto sono sempre di più, spero che vi piacciono i miei contenuti, lo faccio con molto piacere perché amo queste cose. Niente, buon collezionismo a tutti e noi ci vediamo presto con un prossimo video, nuovi contenuti oppure ai collezionisti anonimi insieme agli altri amici collezionisti. Ciao a tutti, a presto!